Prendo la parola per il supporto degli interventi che io ho fatto nel compito da essere. Signora Presidente, come al mondo,
quale il problema che noi ci siamo creati, se ci chiede di esercitare l'arte governativa. Allora, detto questo, mi sembra un po' strano sentire da una persona che ho letto il sindaco far riferimento a tutti. Caro sindaco, tu è stato completato in assoluta volta, l'hai avuto per un anno e mezzo agli anni della tua amministrazione. Se è rimasto lì e avete ritenuto di non portarlo in consiglio comunale, discuto e ha dato tanto, è così evidentemente c'erano delle altre situazioni che convenivano a voi tutti della maggioranza. Quello che cerchiamo noi, noi c'è una cosa diversa, noi abbiamo detto, adeguiamo il punto, adeguiamo il punto, non perdiamo tempo, così come se perso tempo per 5 mesi. E non ci faccio questo l'assessore, sia l'assessore che non penso noi. Se l'assessore sbaglia, come noi vediamo che sia sbagliato, l'assessore non può fare l'assessore, non ci basta. Allora, tenere bloccato per 5 mesi un'attività primaria, importantissima per l'ente, è chiaro che la cosa francamente può creare dei problemi. Ma il punto dove sta? Dove è il punto? Io dico, a questo punto il PUC, così come è stato elaborato, non può essere approvato. Non può essere approvato, non ci va tanto, non diciamo noi, nel documento che abbiamo presentato, prima di tutto, adeguato a tutte le concessioni, alle messe a costruire che avete dato nel tempo, cioè tutto quel tempo, l'avete tenuto giusto in un cassetto, e nel frattempo la città continuava ad essere saccheggiata. Anzi, io avrò la premura di chiedere tematicamente del pari di
non consideriamoli come la panacea alla soluzione dei mali di questa città, perché non è così, non è così. Adesso, le condizioni sono partite, credo che quella possa essere il tavolo di confronto per poter finalmente affrontare le riforme serie di cui questo comune ha bisogno, ma soprattutto per poter sfruttare un ragionamento di civiltà, convinti tutti insieme, maggioranza.